Tra poco fa il programma di moda Fashion Stylist. Non puoi farmi questo. Ehi Barbie, senti, io sto vedendo il telegiornale, quindi non ti lascio vedere la televisione. Ah sì? Io ho una cosa segreta. Adesso dirò io. Cic! Ta-da! Ma che hai fatto? Sono girato la TV, non hai fatto niente di segreto. Ah sì, aspetta che premo un altro pulsante. Cic! Ma chi ha la poltrona? Ma chi ha? Aia! Aia, aia, hai solo fatto cadere una ragazza. Ma tanto che la ragazza era con me, io ho messo il paracadute. Così ti saltavo addosso e tu cadevi. Vedi che a volte sono anche io molto forte a fare le cose. Beh, adesso vado a cambiarmi. Devo andare a fare una passeggiata con Noemi. Guarda Anna, tu. Noemi, dove sei a mamma? Oh, eccoti Noemi. Mamma, mi sono dimenticata il peluche sul letto nella parte alta, non riesco a salire. Me lo puoi prendere? Oh, ma certo tesoro che te lo prendo, vado subito. Qual è, la cimetta? No, è quella bambola. Ok, te la prendo subito, eh. Eccola qui tesoro. Ecco a te la tua bambola. Grazie mamma, ma Anna dove sta? Volevo giocare con lei. Beh, Anna sta giocando con il suo cagnolino, Puffy. Va bene. Dai, adesso esci che mamma si deve cambiare. Ok mammina, vado subito. E porto con me la mia bambola. Eccola qui. Ecco qui, mi ero preparato un vestitino semplice rosa. Adesso me lo metto. Ecco, così sono perfetta. Adesso posso andare a divertirmi con Noemi. Noemi! Noemi! Oh, non risponde mai quella bambina. Meglio prendere l'ascensore. Eccomi arrivata. Dov'è Noemi? Noemi! Noemi! Vabbè, bevo qualcosa e vado da sola. Posso andare? Un appuntamento con la mia migliore amica. Summer. La sto aspettando una mezz'ora e manco si fa vedere. Oh, che amica che è. Quando arriva Barbie. Summer! Ah, finalmente! Ciao Barbie, finalmente sei arrivata. Ti stavo aspettando da un bel po'. Lo so, ho avuto vari problemi. Ora voglio solo stendermi sul plato. Plato? Vabbè, è uguale. Ecco la mia collana, ti piace? Wow, ma dove l'hai presa? È presente quella gioielleria di fronte a casa mia? Ah, l'ho presa lì. Aspetta, ma lì non lavorava... come si chiama? Giada! Sì, sì, hai proprio ragione, lì lavorava Giada. Cioè, lavora Giada. Quella lì riccia con i capelli biondi? La fashion vlogger, sì. Quella lì che fa sul vlog del Faven Chic. Hai proprio ragione. Dopo vogliamo andarci? Se non hai niente da fare, sì. Oh mio Dio, Noemi l'ho lasciata col padre. Devo subito chiamarla. Ma no, dai, starà bene. Mio marito non è molto affidabile. Vabbè, però se lo dici tu, che sei la mia migliore amica. Oggi sei vestita semplice, mi sbaglio? Amo il semplice. Un colore solo ed è perfetto. Sei sempre la solita. Oh, la mia gioielleria sta avendo talmente di quel successo. Ho davvero dei gioielli meravigliosi. E questo è solo un pezzo della mia collezione. Perché non arriva nessun cliente? Oh, che rabbia. Salve, è permesso? Oh, ma certo che è permesso. Buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Alessia, a piacere. Vorrei prendere una collanina che si abbina con il mio completino. Dovrei andare a una festa rock. Cioè, non è vero, è una bugia solo per... Prendimi la collana più bella, te ne prego. Sono tutte belle, mia cara. Scegli pure. Sono davvero tutte bellissime, ma credo che con il mio completo sarebbe bene questa. Quale? Questa qui è oro. Ottima scelta. Oppure questa qui con le stelle, che è proprio rock. Prendo questa. Ok, 120 euro. Che? 120 euro. Devo andare un attimo alla banca. Hai la mia scarpa?
Ecco la banca. Buongiorno, mi potrei dare 120 euro? Conto. Ok, ciao. Ecco a te. Cic. Grazie mille, la collana è tua. Mi sta benissimo. Wow! Sai chi mi starebbe divertendo con te al parco? Ma perché fai Niente. Fratellino, sei davvero scostumato. Ho capito. Ti appunto un'ape dagli occhi castani. Perché mi guardi, scusa? Hai fatto colpo, fratellino. Buongiorno, mi chiamo Valeria, piacere. Piacere, Valeria, io mi chiamo Jonathan, piacere di conoscerti. Ma che hai sulla fronte? Incidente con la parrucchina, mi sono scambiato.